L'amministrazione comunale sta introducendo innovazione e tecnologia nella mensa scolastica. Sì, da quest'anno siamo molto contenti di poter offrire a tutti gli alunni di Aliè e le loro famiglie il servizio tecnologico del badge, che consente ai ragazzi e ai bambini di registrarsi con il lettore ottico appena entrano a scuola e in questo modo di comunicare direttamente al centro di cottura il loro pasto, soprattutto nel caso di pasti speciali, quindi questo per i bambini che seguono regimi alimentari specifici per ragioni religiose o di salute, automaticamente tutte le informazioni vengono acquisite dal centro di cottura che ha delle informazioni precise, contiene gli sprechi e riesce ad assolvere le richieste in maniera soddisfacente e precisa. Si tratta di una card appunto ricaricabile che, a differenza dei buoni cartacei che dovevano essere pagati in posta e poi ritirati in comune, potrà essere ricaricata o da casa con l'home banking oppure presso gli esercizi commerciali convenzionati. Abbiamo la cartolibreria Tarella per il momento che offre questo servizio, dove sarà possibile pagare in contante, quindi per le famiglie che non dispongono di un bancomat o di una carta, oppure con carta di credito e bancomat. Il comune stesso si è attrezzato con un POS all'ufficio scuola, dove i genitori nell'orario di apertura dell'ufficio potranno anche pagare con bancomat o carte di credito. I genitori potranno anche utilizzare questo sistema per monitorare i figli? Sì, in realtà non è stato pensato per questo, ma è un beneficio, ammesso che lo si voglia considerare tale, secondario, perché è stato allestito un portale che è www.aglie.net, al quale le famiglie potranno accedere autenticandosi con il codice della carta e una password personale e vedere il numero di presenze dei figli, quindi se effettivamente sono andati a scuola oppure no, e cosa più importante, il credito residuo, la scadenza dei documenti ISEE o aggiornare. Potranno anche aggiornare i propri dati anagrafici direttamente online senza dover venire in comune. Lavori di ristrutturazione alla scuola. Sì, siamo partiti quest'estate con un primo piccolo lavoro che è un adeguamento al locale di supporto per il refettorio, per la mensa, con dei piccoli lavori edili che consentono una distribuzione dei pasti più agevole, più rapida e dando più spazio anche alla zona per mangiare, quindi al refettorio. Mentre invece per i mesi a venire è in programma un intervento più massiccio, più importante, che è quello di rifacimento dei bagni delle scuole elementari e delle scuole medie. Questo è un intervento già necessario da tempo. Lo scorso anno il Comune aveva partecipato ad un bando regionale, tuttavia non si era riusciti ad ottenere il finanziamento nella graduatoria e adesso con l'apertura degli spazi finanziari da parte del governo ci è stato concesso di spendere i nostri soldi, quindi in deroga al patto di stabilità potremo fare questo intervento che prevede un quadro economico di 170.000 euro. Con questi lavori avremo finalmente dei bagni della scuola nuovi, si parla di bagni maschili della scuola primaria, in quanto quelli femminili erano già stati rifatti 5 anni fa contestualmente alla realizzazione della nuova palestra e i bagni sia maschili che femminili delle scuole medie al piano di sopra. Inoltre è prevista anche la ristrutturazione di quello che era l'edificio, l'appartamento in cui un tempo vivevano i custodi, che in parte potrà essere adeguato anche all'utilizzo da parte dell'attività didattica. I lavori quando inizieranno e quanto dureranno? I lavori devono essere realizzati a brevissimo, si pensa qualche settimana, non di più, non sappiamo dare proprio una data di inizio precisa, tuttavia la fase di gara è già avviata e dovranno per forza essere conclusi nell'anno in corso, in quanto l'apertura dello spazio finanziario concesso dal governo è per l'anno 2014, quindi i periodi sono questi. E questo è anche il motivo per cui i lavori si fanno adesso contestualmente all'attività didattica, perché altrimenti, avessimo avuto più tempo, naturalmente si sarebbe optato per temporeggiare ancora un anno scolastico per poterli fare d'estate. Purtroppo questo non è possibile, ma comunque saranno dei lavori che non interferiranno assolutamente con l'attività degli alunni.